Ciao ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi, dopo tanto tempo, sono ritornato a Lucci. Ho tirato fuori una padella di quasi 1 metro per 3 centimetri. Facevo il mio record personale. E restate fino alla fine se volete vedere tutto il video perché merita, secondo me, tanto. Adesso non vi lascio perdere altro tempo e ci vediamo alla fine. Ciao ragazzi. Hanno due cazzate dietro, hanno una sacca, due canne, sì. Pescano come me. Dal bordello che fanno quando tirano le schiene, ancora si scangolano. Ma io l'unica volta che l'ho preso l'ho pigliato dall'altro lato. Quello era un luccio. E perché non l'ho visto? O era una carpa o era un luccio, non lo so, io ho visto colori. Puttana, quello era grosso. Non so dirti cos'era, secondo me era una carpa. Il pesce più mongolo della storia, la carpa. Carpa. Ma no, mangia. È un pesce che gru, cioè mangia sul fondo, dai, in sostanza. Sì, ma quello lì adesso se ci ha visto col cazzo che mangia. No, quella era una carpa, secondo me. Vai a fanculo. Cioè con una canna normale ti lanci qua non è più facile. Perché non riesci, non è precisa. Questa qua puoi anche metterla sotto quel ramo se sei veramente bravo. Ci vuole tecnica. Come in tutte le cose.
lungo un metro, cazzo. È enorme. Aspetta, non c'è che padella. Sì, ma prendi il codino, non stare lì. Dammi il resto, dammelo. Madonna. Cazzo. Ma no, e tutto qua sarà lungo 90 centimetri. Madonna, padella. Ti è piaciuta, Elisca? Sparto. Non ci sta qua dentro, lo so, sai? No, vabbè, non è neanche troppo. Aspetta che lo prendo. Guarda, faccio vedere. Così dalle branchie, quindi. Faccelo percolare. E siamo. Aspetta. Fermo. Stai fermo. Si procede al rilascio. Questo è ufficialmente il mio primo lutto. Vai. Dato, dato. Sì, ragazzi. Primo lutto della stagione questo, eh. Sarà stato un 80-90 cm. Era un bel pesce. E ha mangiato sulla swimbait, shad swimbait, una roba del genere. Della Molix da 14 cm. Questa qua. Adesso la faccio vedere. Meglio vedere. Guardate che segni che mi ha lasciato. Guardate. Porca puttana. Sì. Primo lutto della stagione, questo, ragazzi. Gli altri sono passati dei ragazzi, dicevano che oggi non mangiavano cazzo. Invece l'ho preso. Ah ah ah. Tanto lo prenderanno anche loro, sicuro. La cosa bella di questo lago è che i pesci non sono, diciamo, d'allevamento, ma bensì 20 anni fa, no? Nel fiume vicino a, appunto, questo lago, cioè l'Orba, c'erano i luci, anche fino a 10 anni fa. Poi con l'inquinamento e tutto sono spariti, si sono proprio estinti, no? Da questo fiume. Però molti anni prima è venuta una piena, no? Che ha allagato tutte le città delle mie zone, eccetera. E il fiume ha strabordato anche dentro il lago, giustamente. Ha portato con sé questi tanti pesci, trote, finche, carpe e anche dei lucci. Questi lucci qua non sono italici, ovviamente sono europei, sono i classici verdoni che ci sono, però sono entrati. Piano piano si sono cominciati ad accorgere che c'erano, perché hanno cominciato a vederli, hanno cominciato a trovare, magari mentre pescavano le trote tranciate in due, robe varie, e si sono accorti che c'erano. Da lì non li hanno più, non li hanno né eliminati dal lago, niente, loro sono riprodotti. E adesso praticamente questi qua vivono qui, perché c'è il lago, la pesca a luccio, diciamo, un business per la pesca a luccio, e non li butta, sono selvatici, sono anche belli intelligenti. Questo qua l'avevo preso con un metro dalla riva, si vede che era proprio lì sotto,
Comunque ripeto, il luccio è un pesce che non tira molto per le dimensioni. Ma tu lo so che un pesce di 80 cm non tirava niente, quindi poi non ho neanche utilizzato il guadino. No, ho fatto direttamente la presa per colare. Ok ragazzi, il video si è concluso. Come al solito vi chiedo di lasciare like, condividere, iscrivervi. Se avete qualche suggerimento da darmi, scrivetelo pure nei commenti, sono sempre ben accetti. Iscrivetevi perché vi vedo che non vi iscrivete, scherzo. E niente ragazzi, rimanete connessi se volete vedere altre avventure come questa e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!